I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Allora, quando... Dai, disannuncia. Sì, io? Dai. Erano in Subsonica con Mattino di Luce. Ok, vedi, per esempio, volevo dire ai miei amici Subsonica, Sono tuoi amici? Insomma, li conosco. Sei in confidenza? Ma se li incontro, sì. Insomma, comunque sono quegli anni lì che siamo esplosi insieme, diciamo, più o meno in quegli anni lì. Ma io già lavoravo a Match Music a Verona, facevo le interviste, poi MTV, insomma, quindi ovvio che se fossero venuti qui a Roma, dove sono io, a fare questa canzone, quando lui dice amore alla fine le avrebbe dette amore, con l'avrebbe un po' più stretta. Uh-huh. stretta. Quanto ti, ragazzi, voi non avete idea di quanto vi penso durante il giorno mentre faccio il doppiaggio con Fupanda, perché rido da solo, perché le sbaglio tutte. La ragazza mi dice: quando sei in dubbio fai il contrario, esatto, di quello che pensi. E dico: ah, siamo messi così. Va bene, buongiorno ragazzi, come state? Buongiorno. Buongiorno, ieri tornando a casa, cari ascoltatori, stavo tornando a casa verso le 6 qualcosa, ho detto mi guardo anche un pezzettino del derby, la città era in subbuglio, e in un bar, da un bar un ragazzo mi ha detto: ma tu sei amico di Maurizio, quello che abitava qui a Trastevere tanti anni fa? Ancora ne parlano. Qui ancora ne parlano della tua ma cosa facevi in quel pub lì tu? Cosa facevi in quel pub che ancora se ne parla? Non l'hai mai visto, ma... Mamma mia, una ragazza per a fianco a questo ragazzo, quando lui ha detto sei amico di Maurizio, lei si è mordicchiata un po' il labbro. Lei ha fatto tipo Maurizio Rossato, si è fatta anche un po' di aria sulla faccia, ha fatto scalmane. Va bene, mettiamo la sigla. Amore. Giornata calcistica da dimenticare, ovviamente. Mi si accusa di... Felicità! Luni! Eccola qua! The generator is what we're going to try to do. Un'emozione che non sai descrivere, viene va. Dai. Felicità. Mi dispiace. Questa mattina, quando ci siamo fatti il nostro brainstorming verso le 6:30, adesso non ricordo bene, eravamo un po' come in difficoltà, perché non possiamo tutti i giorni leggervi qualcosa, insomma, vogliamo anche non possiamo molestarvi sempre. E a un certo punto dal cilindro Viola ha tirato fuori nella vecchia fattoria, praticamente. Nella vecchia fattoria ha tirato fuori una cosa degli animali, simbolo. Vi ricordate che negli anni 80-90 c'era questo test che dicevano: c'è una scala, c'è un cubo di cristallo e un cavallo, no, come li metti? No, aspetta, di cosa stavi parlando? Questo è interessante. Lo so, ci vorrebbe qualcuno che se lo ricorda, forse cerchiamo. Se metti su Google, sì. Che dice: sei in un deserto, c'hai un cubo di cristallo, mi sembra che fosse, un cavallo e una scala, come li ammetti, li appoggi la scala? Ed era tutto una cosa psicologica che ti spiegava le test caratteristiche. Del cubo, del cavallo e della scala. Era una cosa così negli anni 90 si faceva, mettevi il cavallo, cos'era più grande, era più grande la scala o era più grande il cavallo, quanto era grande il cubo, e quello ti diceva più o meno, ti faceva un profilo di che tipo di persona tu ce l'hai? Adesso così. Ecco, stamattina, cari ascoltatori, scherzando e giocando, non vi leggiamo niente dell'universo, lasciamo l'universo riposare. Però vi faremo un piccolo test animalesco per capire un po' il vostro profilo. Che poi sembra in realtà una plasticata, sembra una roba. Sì, però la fonte è il mio secondo guru del 2024. Attenzione! Ieri abbiamo lanciato Esther Perel. Esther Perel. Emmanuel Acho si chiama, è un ex giocatore NFL che si è trasformato in motivatore, quindi classico. Scusami, Achos o Nachos? Acho. Emmanuel Acho. Ah, come tipo quando fai Acho. La roba così. Va bene. Allora, ragazzi, rimanete lì con noi. Rimanete lì. Sarà mica qui. Uno dei Gypsy King, Emmanuel Acho. Potrebbe essere. Chissà, poi tutte le volte che mettiamo i Gypsy King,
facciamo sempre questa domanda: sarà vero o sarà falso questa leggenda che loro non sapevano né leggere né scrivere e il suo manager gli ha rubato tutti i soldi? Questa è questa leggenda sui Gypsy Kings. L'altra cosa invece è che erano un po' come quelli delle Iene, che a un certo punto arrivava uno e diceva: questo è Miguel dei Gypsy King, quello è Franco delle Iene, no? Perché a un certo punto erano così tanti che facevano 7 concerti diversi, uno era in Svizzera, uno era in Italia, uno in Spagna, e dicevano: no, lui è Manuel dei Gypsy King. Ma sì, tanto il repertorio quello è come fa il DJ Angelo, Gianfranco delle Iene, ormai a un certo punto sono così tanti. Va bene, comunque lui, quando mettiamo questa canzone ci innamoriamo tutti, perché lui si innamora vedendola per strada e noi ci fa sempre stare bene. Una volta l'anno la dobbiamo mettere questa canzone. Oh. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Mette subito in armonia questa canzone bellissima, romantica, bella, semplice, lineare, come dice Francesco Quarna, camminando per la calle giovedì, quindi l'abbiamo messa oggi per quello. No, è Io te vi, è una specie di travisata. Ma sai, è già giovedì? Oggi è giovedì, ma anch'io mi confondevo ieri, no? Ieri continuava Maurizio, perché poi dopo giovedì poi preparo un momento elettronico e dico: Maurizio, a un certo punto ho detto: Maurizio, ma giovedì è domani. Perché la prima settimana non si ha ancora i parametri. Ma è volata, Allora, ho sbloccato, senza saperlo, un sacco, a un sacco di persone, il ricordo del famoso test degli anni 90, insomma, me lo ricordo, del cubo, il cavallo, la scala nel deserto e poi arriva una tempesta. Sarebbe da fare una mattina per capire un po', però adesso noi abbiamo quello degli animali, cosa facciamo? Non lo so. Andiamo sugli animali o vogliamo rimanere sul cubo? No, allora il cubo io l'ho imparato adesso, quindi garantisco un'interpretazione così, ragazzi, giusta. Quello cubo, scala, deserto, ci prepariamo bene, perché sapete che a noi non ci piace improvvisare. È tutta scienza, qua è scienza, quindi questo lo spostiamo a un altro giorno, magari la settimana prossima, domani è venerdì, c'è il momento elettronico che me l'ha chiesto la signora. Stiamo scherzando, La ieri la signora in farmacia, di nuovo un'altra signora, ancora, che era lì che prendeva delle pastiglie per l'osteoperosi, così si girate e mi ha detto, l'osteoperosi? vai, e mi ha detto: ma te sei amico di quello che stava a Trastevere? Io detto, sì, anche lei. E mi ha detto: c'ho dei ricordi, certe notti. Perché te, Maurizio, ti piacevano mature 20 anni fa. Adesso sono proprio molto mature. Esatto. E poi mi ha detto: digli che io mi chiamo Mirella. Mirella. E la Mirella. Io già mi toglievo i denti allora. Ti ricordi? E mi ha detto: ah, lì, durante la situazione. E ha detto: mi raccomando, il momento elettronico. Mi ha detto così. Comunque tanto, c'è domani, domani 9:40 c'è il momento. Calmi. La Mirella se lo aspetta, Maurizio. Non so riesco a Però aspetta, Maurizio, la banda passa qui o passa a Roma da Fabio? Decidiamo, siamo ancora in tempo. Compro un treno, li faccio arrivare. Va bene. Allora, ragazzi, parliamo di animali. Sigla. Okay. Vai. Cos'è? La sigla. Action. Che bella. Per iniziare così domani il momento elettronico. Oddio, che tamarrio. No, Maurizio. Queste sono quelle canzoni che sono associate al rosa, al blu, alle cose di plastica con lo zucchero, tipo Luna Park, cose così. Va bene, allora, no, togliamola subito. Ma non c'è più autorevolezza, adesso è finito. Ma è una bella sigla. Rovinato allora, tutto l'intervento. Allora, la legge viola perché non abbiamo fatto in tempo a stamparla. Sì. Allora, quindi, intanto non ci vedo più. Prendi carta e penna. Allora, ragazzi, fate mente locale, come si dice. Mente monolocale. Ok, state lì. Sentite. Allora, stai partendo per un lungo viaggio e hai con te 5 animali. Non fare domande, non ce ne frega. Ci siamo. Okay. Sono concentrato. 5 animali: un leone. Ok. Una mucca. Sì. No. Ah, ma eri pronto così? No. La mucca l'ho fatta io. Mucca l'ha fatta Fabio. Ah. Un agnello. Una scimmia. Un cavallo. Lungo il tragitto ci sono 4 tappe. A ogni tappa devi lasciare un animale. Attenzione: leone, mucca, agnello, scimmia e cavallo.
Allora, pensa bene, arrivi alla prima tappa. Qual è l'animale che lasci? Cioè, ogni tappa bisogna lasciare un animale, okay. Qual è la sequenza? Quindi, questo sarebbe, no, senza dirmeli, ok? No, no, ok. Quindi, prima tappa, lasci un animale. Ok. Arrivi alla seconda tappa, lascerai un altro animale. Sì. Arrivi alla terza tappa. Sai che sono così vecchio che me li dovrei scrivere. No, no, io li so, me li dovrei scrivere per vederli. Ma ti ho detto carta e penna. No, no, lo so, ma io sto guidando. Oh, immagina che sono un nostro ascoltatore. Okay. Allora, va bene, comunque, leone, agnello, scimmia, mucca, cavallo. Quindi. Io posso. Aspetta. Quindi, io so già chi è l'ultimo che lascio. Però è importante in realtà pensare anche alla prima tappa. Io il primo. Secondo me lascio. Prima tappa è importante, allora, quarta tappa è importante. Io mollo l'agnello. Come primo. No, forse la mucca. Vedi, allora no, fallo mucca. Poi durante mucca, la perché canzone. La scimmia fa compagnia, come avere un essere umano lì io fa compagnia. Io come primo mollo il leone. Ok. Che, cioè, no, ragazzi, non è un dibattito, è un test personale. Okay, è un test, ma ci sono dei risultati poi? Sì, certo. Quindi aspetta. Arrivi alla prima tappa, seconda tappa, terza tappa, quarta tappa, riparti, okay. E ora dovresti essere rimasto da solo con un animale, sì. Ok? Che quindi hai deciso di portare con te durante tutto il viaggio, dall'inizio alla fine. Ovviamente. Sai che sono indeciso se portarmi il leone che mi difende o il cavallo che si sostanzia. Questa cosa utilitaristica. Esatto. Deve essere. Non c'è tanti ragionamenti da fare. È una cosa proprio distinto. Che è un'empatia con l'animale. Esatto. Ovviamente ogni animale. È un'allegoria, no? Di un valore. Sì, certo. Ha un certo. Significato. Che la scimmia fa compagnia per il resto del cammino. Il cavallo ti porta, sì, L'agnello si è proprio infame e fame. Vedi? La sacrifica. La mucca c'è il latte. Sei un opportunista. La mattina bevi il latte. Il cavallo. Chi abbiamo lasciato fuori? L'agnello, il cavallo, la giraffa. La giraffa non c'era. Ragazzi, va bene, okay, ognuno ragazzi, si faccia la sua sequenza. Adesso mettiamo un disco. Sì, esatto. Poi Viola ci spiega a cosa è associato ogni animale, quindi capirete quali sono le priorità nella vostra vita. Esatto. Sì. Ok, va bene. Queste scienze, eh? Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Allora ragazzi, fermi tutti. Viola, ti chiedo scusa io. Guarda, State calmi. Ti chiedo scusa io per gli ascoltatori. Perché ragazzi, attenzione, avete fatto lo stesso errore che ho fatto io. Cioè, tengo la mucca per il latte, l'agnello per le costolette. No, aspetta un attimo. Aspettate, non è un test di logica o di sopravvivenza. Esatto. Ogni animale è, diciamo, un sentimento, un'attitudine, una correlazione. Non serve scrivere, no, perché mi serve la mucca, perché così il latte. No. Avete lo zaino, la macchina, quello che è pieno di roba da mangiare. Esatto. Potete dormire dove vuoi, negli alberghi più belli del mondo. Allora. Non è questo il tema, non è una roba di sopra, non è Rambo col coltello che si apre dietro e vi dovete cucire le ferite. Fermi tutti. È una passeggiata dove avete da mangiare, da dormire e non è che il leone è pericoloso e vi sbrana la pecora, perché sentite un attimo da questi vocali che non abbiamo capito bene il test. Buongiorno Fabio, Viola, ecco. Maurizio, all'isola della Spagna. Io prima di tutto lascerei il leone perché è pericoloso e parlerei col cavallo perché gli altri puzzano parecchio, E il cavallo, anche se puzzicchia, però almeno un animale nobile mi fa compagnia e mi può portare. Ti forti conto. Buongiorno ragazzi, allora. Io prima tappa lascerei la scimmia, okay. Perché è troppo simile a me, non riuscirei a mangiarla. Ma come mangiarla? E non mi servirebbe. Poi. Seconda tappa, agnello. Okay. Terza tappa, cavallo. Sì. Quarta tappa, leone. Aspetta. Ultima tappa, la mucca, perché mi serve nel deserto bere il latte. Ma quale deserto? E poi in caso c'è anche della carne. Non so, sono da ricoverare? Allora, ma scusa, ma il deserto? Il deserto era l'altro test. Era l'altro test, la scala al deserto. Qui è passeggiare, può andare anche da Roma a Frosinone, se non è... Capito? Fabio, comunque. Io lascerei in ordine scimmia, leone, agnello, cavallo. Perché una vacca serve sempre. Allora ragazzi, no,
Adesso, durante la pubblicità, pensateci di nuovo. Non serve, non dovete mangiarli, no. Non vi mangiano loro. No. Comunque c'è sempre questo atteggiamento dell'essere umano che se una cosa si può mangiare la si mangia. Guarda anche che questo è indicativo, questo è un test. Anche se è sottoterra negli scogli, noi andiamo a prendercela se si mangia. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Noi siamo un programma, diciamo, anomalo come orario, perché dura solo un'ora e sapete che i programmi radiofonici ormai durano due ore, insomma si prendono gli ascoltatori presto alla mattina e si portano fino alle 10, quindi noi siamo qua nel mezzo, no? Ed è anche un orario in cui la gente scende dalla macchina, entra negli uffici, le cose, quindi molta gente dice: potete dare velocemente la risposta perché devo andare a lavorare. Allora, gli animali non sono né da mangiare in questo test, né da salvare, né da manipolare, da difendersi, niente. Velocemente, per chi è salito in macchina adesso, allora, siete in viaggio con 5 animali, un leone, una mucca, un agnello, una scimmia e un cavallo. Allo zoo. Ci sono 4 tappe, a ogni tappa va lasciato un animale e uno vi resta con voi per il resto del cammino. Esatto. Avete da mangiare, gli animali non sono da mangiare, abbiamo detto, niente. Allora, pensateci bene, ci avete pensato, adesso ad ogni animale c'è un'associazione, una priorità nelle vostre vite. Quindi non vuoi altri messaggi, vuoi direttamente la soluzione. Vuoi? Beh, sì, perché la gente deve andare a lavorare, almeno loro. Ok, vai, allora il significato del leone è l'ego. È l'ego. Ah, non ho messo. Scusate. No, va bene. Non c'è pathos. Allora, nessun pathos. Il leone è l'ego. Quindi chi se lo porta fino alla fine vuol dire che è guidato dall'ego. Esatto. E chi lo lascia come prima cosa significa che mette se stesso come ultimo. Sempre dopo. No? Come ultimo. Tant'è priorità. Che qualche messaggio era: io mi tengo l'agnello perché è il più piccolo, lo devo curare. No! Lascio il leone che mi mangia l'agnello. Quello è esattamente mettersi in secondo piano. Okay, secondo, la mucca. La mucca è simbolo di soldi. Soldi in quanto patrimonio, non di successo, quindi materiale accumulato. Materiale. Maurizio, strano che tu non hai voluto detto, proseguire. Lasciavo il leone e tenevo la mucca. Sì? Sì, okay. Vedi, torna, ok. Poi l'agnello. L'agnello è simbolo dell'amore. Minchia, io l'ho lasciato per primo l'agnello. Sì. Ragazzi, l'ho mollato subito l'agnello, sì. Sì, ecco. Tutto questo sforzo. Ecco. Ok. Ok, l'agnello. La scimmia. L'amore. La scimmia è la più antipatica come animaletto tra questi qui, o la più simpatica, dipende. Sei rappresenta sicuro? La sessualità. No, la scimmia sono i bambini. I bambini. La prole. Sì, proprio la prole, in quanto prole. Allora, quello che diceva che non riusciva a mangiarla, in realtà, secondo questo test di scienziati, ok, i bambini. Bambini che poi può essere, non lo so, bambini propri, oppure, perché chi decide di non avere figli. Sì, quelli degli altri sì, li avrei lasciati. Infatti io mi sono immaginato la scimmia sopra la mucca. Figli su soldi. Ok, resta il cavallo. Il cavallo. Che è simbolo della carriera. Ah, vedi. Okay? La carriera. Carriera e realizzazione personale. Ragazzi, posso dirvi una cosa? Io credo che voi che ascoltate Il Volo del Mattino da tanti anni lo avevate già capito. Io l'ho capito in questo momento, che sono una persona orrenda. Sì. Sono una persona orrenda. Perché hai lasciato per primo. Mollavo l'amore, mollavo i bambini. Sì. Cioè tutte le cose che continuo a inseguire, l'amore, i bambini. E ti portavi per ultimo? Cioè per tutto il viaggio? Non mi ricordo se mi tenevo il leone perché mi piace un sacco e quindi l'ego che non va bene. Una persona, io ragazzi mi ritiro, questa è la mia ultima puntata, faccio schifo al cavallo, neanche al cavallo, faccio schifo al cavallo. No, devo chiamare i miei figli che ho lasciati lì con l'agnello. Il Volo del Mattino è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Comunque, va bene, allora adesso io non so neanche se riesco a parlare perché ormai adesso che mi sono visto dentro Viola e non riesco più a... No, anzi ti sei visto da fuori. Adesso che mi sono visto da fuori, comunque no, volevo dire che non è che chi ha mollato, non sto adesso sembra che mi voglia giustificare, ma invece volevo fare una spiega perché molte persone si sono ritrovate come me a guardarsi da fuori, si sono sentito... No, attenzione, non stiamo dicendo, per esempio, non so, che chi lascia la scimmia per loro i figli non sono importanti, però ve ne sarete anche accorti
nella vita ci sono delle persone che appena hanno i figli è tutto i figli, ah tu se non hai figli non puoi capire, ah, sono quelle che abbiamo spiegato anche qualche giorno fa, che scrivono su Instagram mamma di, no, mamma di, cioè quelle che si identificano, che i figli, che non c'è più spazio per uscire a bere una birra, perché i figli, e non c'è più spazio, ma i figli, e tutto i figli, e quando tu dici, qual è il momento più bello della tua vita? Quando è nato mio figlio? E qual è il momento più appassionato? E quando mio figlio ha detto, ma cioè, che mettono i figli e che non esiste più la donna, l'uomo, il marito, la moglie, ma è solo mamma e papà. Sono quelli che si sono portati la scimmia fino in fondo. Sono quelli proprio, sì, quindi tu, se hai lasciato la scimmia, non è che significa che non ami i tuoi figli, ma che i tuoi figli sono una cosa importante della tua vita, ma non sono la cosa per cui vivi, perché sono persone che senti. Poi cosa succede? Questo succede negli anni passati, succedeva di più con le donne ovviamente, che poi dopo a un certo punto i figli devono andarsene da casa e c'è questa forza che li tiene lì, poi quando vanno uno non sa più cosa fare. Io ho degli amici che hanno la mamma che ancora va a fargli i mestieri a casa. Mamma, smettila, mammina. Mamma, non baciarmi in bocca, è schifo. Non baciarmi in bocca. È la sindrome del nido vuoto, esatto. Poi dopo c'è il cavallo, che è la carriera, cioè che ci sono persone che hanno un lavoro e va bene, però non è così importante, non è che tutto è per la carriera. L'amore è la stessa cosa, non è che vivi sempre che devi essere fidanzato, amare, essere amati, così, ma è magari un amore anche più ampio che va al di là della relazione. Poi cosa c'era ancora? La mucca che abbiamo detto che è i soldi. I soldi, cioè che non, ci sono quelli che vivono pensando sempre i soldi che non ci sono, i soldi che voglio, i soldi che avrò, c'è qualcuno qui presente che, e per altri invece che i soldi, vabbè, sì, è importante, ma io chi se ne frega. Di pensare ai soldi. Esatto. Quindi in ultima analisi mi vorresti dire che chi si è portato il leone fino in fondo in realtà non ha bisogno di nessuno. Allora, non è che non ha bisogno di nessuno. Io per esempio che mi sono tenuto il leone fino alla fine. Cioè non è egoismo, tu dici. No, allora, io lo so che ho questo problema dell'ego, ma faccio anche sto lavoro, sennò perché è un disastro, ovviamente è anche difficile, ci lavoro tutti i giorni per sminuirlo, diciamo. Però non sono, per esempio, io non sono una persona, perché, ma non perché sono meglio o peggio, perché sono cresciuto in un certo tipo di famiglia, in un certo ambiente, io non mi aspetto mai che siano gli altri a fare una cosa per me, non mi aspetto mai che qualcuno mi risolva dei problemi, non mi aspetto che uno mi venga, cioè io sono uno che ho i figli, sono contento, ma sarei probabilmente stato contento anche senza figli, cioè che è uno che non dico che basta a se stesso, ma che perlomeno è autonomo più che può. Poi dopo crollo davanti a un film di due che si va, perché non c'è, vorrei essere abbracciato invece che abbracciare, però è così. Quindi tutto questo intervento per giustificare il fatto che hai portato l'ego fino in fondo. E ho mollato i figli. Cioè, capisci? Vuoi dei messaggi? Certo. No, vabbè, sono la peggiore. Esatto. I bambini. Lasciate no. Brava. Figlia di, mamma di... E mi sono tenuto i soldi e il mio ego. Che tristezza. No, non è tristezza. Aspetta. Ecco, io che non voglio figli, ho lasciato la scimmia per primo. Vedi? E mi sono tenuto il leone per ultimo. Non voglio figli perché non ho voglia di avere degli impegni tali. Uh-huh. E quindi ci sta. L'ego rimane sempre con me. Ciao, Serena da Torino. Ricordati, Serena, che non è che non vuoi figli, è che tu pensi di non volere i figli, che è la tua mente che ti guida, ma in realtà tu, cosa? Se mi incontrassi, giusto, vorresti Maurizio. Non ci credo. Io che avevo mollato l'agnello verso metà pensando che rappresentasse i figli, e invece ho tenuto la scimmia fino all'ultimo, erano proprio i miei figli. Mamma ecco. mia. Tu avrai scritto grazie. Su Facebook mamma di Viola, grazie mille. Anni di analisi buttati nel cesso. Grazie, buona giornata. Ci siamo visti tutti un po' brutti in questo test. Io soprattutto, ma io sono abituato. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Perché in quanto genitori, lo dico a tutti quelli che hanno i figli in ascolto, in quanto genitori si ha coscienza che si sbaglia, no? Si sbaglia per forza. Maurizio, tu non sbagli con tua figlia, secondo te? Sì, si sbaglia. Però ci sono delle cose... Eri da voi o da me? Da noi. Vai a saperlo. Se fa... stiamo a Roma. Allora, voglio dire questa cosa qua, no? Quindi, ovviamente, vedi di più nei comportamenti degli altri genitori sugli altri figli, no? Riesci a farti un... quello lì. Io l'altro giorno sono
sono andato al ristorante, la bambina piccola stava in piedi sulla sedia, ok? In piedi sulla sedia e faceva casino. A un certo punto uno del tavolo a fianco gli ha detto: ah sì, ma sta anche in piedi, come dire, potrebbe cadere. Ma lei seduta non ci sta, c'ha un carattere. Quei genitori che si vantano pensando che i figli che comandano in casa, una bambina di 3 anni che li teneva tutti a tavola come voleva lei, perché lei è una ribelle, lei non è come tutti noi schiavo, lei è già un c'ha già un 3 anni già, tu non mangia le verdure, sai, io perché c'ha un caratterino. Ma come c'ha un caratterino? Vi dico la cosa del più saggio che ho incontrato nella vita, contadino pugliese, la pianta la pieghi quando è verde, no, quando dopo c'ha 15 anni che è secca, capito, esatto, che si spezza. I quella consigli di pedagogia di Fabio Volo. Del contadino, sì, quelli che il bambino, la bambina tiene la tutta la famiglia inseminita a fianco, sì, a loro. Ma c'ha un carattere lei. E poi sempre i secondi, ma lei è furba, e tu dici: zio, che se non si siede sulla sedia, ma si deve sedere sulla sedia, e se la porti al ristorante deve sapere stare al ristorante, non è che tiene banco tutto. Vabbè, questo era per dire. Volevi degli altri messaggi? Siamo pieni, vai, all'orlo, eh. Grazie ragazzi, io mi sono tenuta l'agnello fino alla fine e oggi avevo proprio bisogno di sentire qualcosa di bello su di me. Buone cose a tutti, ciao. L'amore, l'agnello è l'amore. Ha fatto l'amore? Cavolo, sono sceso a consegnare l'estintore. Ho perso il cavallo, che vuol dire? Io mi tengo il cavallo tutta la vita. Allora, il cavallo è carriera/realizzazione. Esatto, comunque tu non l'hai sentito perché sei sceso per lavorare, esatto, per portare l'estintore. Quindi vedi, la carriera è più importante, capito? Il tuo cavallo, esatto. A me è andato tutto giusto, tranne l'ultimo che non capisco bene. Senti. Perché comunque ho lasciato giù subito mucca e leone, poi agnello e scimmia, e mi sono tenuto per l'ultimo cavallo. Ma a me sinceramente della carriera lavorativa non è che mi importi più di tanto, però per il resto mi ci rispecchio abbastanza. Ciao. No, realizzazione di sé, dai, il cavallo come realizzazione di sé, ok. Viola, okay. Adesso vedrai quanti vorranno fare come i pacchi di Amadeus. No, cambio il cavallo con la figlia, no, la mucca con l'asino. Vedrai. No, non si può cambiare, non quello si può, è quello scienza. Che avete detto, quello che avete è detto. Scienza. In cosa vi identificate? Nel lavoro che fate, nell'amore, nelle relazioni, con i figli o con i soldi o domani, con la carriera? Domani è venerdì. Domani è venerdì. Non vedo l'ora. Maurizio, prendetelo, porta i soldi voi e crofici. Radio DJ, la trovi anche in podcast.